finisce pari e patta il derby dell'Aragona di Vasto tra Vastese e Giulianova. Partita molto contratta nel primo tempo, bellissima nella ripresa, soprattutto dopo l'espulsione di Di Filippo, con il Giulianova che può recriminare per non aver chiuso la gara prima del rigore di Palumbo. L'11 biancorosso in cerca di continuità dopo la vittoria nel derby contro il Chieti chiede strada al Giulianova per entrare nei playoff, vero obiettivo di stagione dopo l'importante mercato di riparazione. Cambia Meglia che rispetto a 7 giorni fa manda in campo i suoi con il 4-2-3-1, con Giorgi che aveva saltato la sfida di Ortona per squalifica, Palumbo, Ravanelli. Giulianova in crisi di risultati e risucchiata nella zona calda della classifica si presenta a Vasto con il 3-5-2. Diamutene ritrova una maglia da titolare in difesa, a centrocampo ci sono Castiglia con Ramico e Cipriani, in avanti Suriano e Francesco Di Paolo. Subito una tegola per Marco Amelia che all'11° perde per infortunio Caciotti, al suo posto in campo Altobelli. 2 minuti arriva anche il primo tiro in porta della gara, lo effettua la Vastese con Francesco Bardini che prova la conclusione a giro che risulta però debole e centrale. Si fa vedere anche il Giulianova al 21°, calcio di punizione in aria con Diamutene che non riesce ad intervenire, la sfera resta lì con Suriano che ci prova dal limite ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. Protesta al 28° la Vastese, ripartenza in contropiede con il pallone che arriva a Vittorio Esposito, il quale entra in area di rigore ma al momento del tiro viene contrastato duramente da Castiglia. Per il direttore di gara, il signor Pacella di Roma 2, si può continuare. Continua a cambiare Amelia che vede la sua squadra faticare a scardinare l'attenta difesa giallorossa e allora questa volta Pizzutelli si mette in proprio calciando dalla distanza con la sfera ribattuta centralmente da Bifulco. Il più lesso ad arrivare sulla sfera è Dos Santos che pecca di coordinazione e mette incredibilmente la palla al lato con l'Aragona già in festa. Ripresa subito con una novità in campo per Amelia che butta nella mischia Cavuoti lasciando negli spogliatoi Ravanelli. Al 7° timide proteste anche in casa Giulianova con una trattenuta in area di rigore ai danni di Francesco Di Paolo, ma il direttore di gara ben appostato fa proseguire. Ma al 15° arriva la svolta della gara. Break in mezzo al campo di Francesco Di Paolo che salta in velocità di Filippo che con un tocco galeotto lo mette a terra. Pochi dubbi per il direttore di gara che sventola il rosso diretto al difensore biancorosso che sconsolato abbandona il campo tra le proteste dei suoi compagni. Oltre al danno anche la beffa perché sulla seguente punizione calciata da Cipriani il Giulianova va in vantaggio, complice l'errore di Bardini che si fa scivolare il pallone dalle mani facendo esplodere i tifosi di fede giallorossa. La Vastese prova a rispondere e lo fa al 19° con Palumbo che si libera del diretto avversario e con il mancino spara verso la porta. Attento Bifulco. Continua la pressione della Vastese che ci prova anche al 24° con il neo entrato Cavuoti, ma il suo mancino ad incrociare non inquadra lo specchio della porta. La costante ricerca del pareggio da parte dei biancorossi però apre vere e proprie praterie alle ripartenze dei giuliesi, come al 30° quando il neo entrato Torelli si invola verso la porta, avversaria saltando giocatori come Birilli, ma una volta entrato in area di rigore il suo tiro esce per questione di centimetri. Passato lo spavento torna a premere la Vastese, pressione che viene premiata al 40° quando Vittorio Esposito viene steso giù in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione. Dagli 11 metri si presenta Palumbo che resta freddo e spiazza Bifulco. L'ultima occasione al 48° però capita sulla testa di Diamutene che gira la punizione di Vitelli ma non trova la porta per questione di attimi. Finisce dopo 4 minuti di recupero con le due squadre che vanno a ricevere i meritati applausi dalle rispettive tifoserie dopo aver dato vita a un secondo tempo molto avvincente. Ma non è poco convinta perché poi alla fine io credo che era difficile subire tiri in porta oggi per come avevamo preparata. Il primo tiro è stato quello sulla punizione che poi c'è stato un infortunio di Bardini, però io credo che bisogna essere un attimino un po' più concreti, meno bellini, più concreti, più attenti, perché le situazioni per poter andare a far male ci sono state e non siamo stati preparati, questo è la realtà. La prontezza in quelle situazioni sblocca la partita e ti mette sicuramente per il resto della gara, nella gestione della gara in maniera positiva, di mettere in migliori condizioni di gestire il vantaggio. La scelta di Palumbo con Vittorio Esposito insieme a Dos Santos subito dall'inizio, una scelta studiata in allenamento per cercare di aprire la difesa schierata del Giulianova. Sì, era studiata anche perché stavano bene, Palumbo è rientrante da un infortunio, quindi sta aumentando il minutaggio, ha già fatto 90 minuti anche se alla fine in fatica, però li ha fatti bene e cercavo di provare con loro tre davanti a tenere la fase difensiva lì e magari giocarmi le qualità dei giocatori che hanno per poter sbloccare il risultato. Sì, sono contento della prova dei ragazzi, potevamo chiudere la partita, poi ci siamo leggermente abbassati.
Sappiamo comunque l'individualità della Vastese. Niente, peccato perché potevamo portare un punteggio pieno, però ecco, la prestazione è stata positiva, quindi sono contento. L'unica cosa mi piacerebbe rivedere il rigore, perché ho i miei dubbi, però è solo una mia curiosità. Quanto era importante non perdere qui a Vasto per il proseguo anche del campionato? Noi abbiamo tutt'altro obiettivo, quindi non perdere era determinante.